Sportalk. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della mia rubrica di Sport Talk, la rubrica che parla di sport a 360 gradi. Oggi sono a casa perché sono in videochiamata con un ospite che ci tenevo davvero perché per me è letteralmente un pazzo e sono curiosissimo di sentire che cosa dirà e penso anche voi, ovvero Riccardo Galesso. Penso che Ciao, ciao a dirà tutti. lui cosa ha fatto e perché lo sto intervistando. Riccardo, se vuoi presentarti un attimino e soprattutto cosa hai fatto, qual è stata la tua ultima impresa, perché per me è pazzesca, quindi dimmi pure. Allora, io mi chiamo Riccardo, ho 21 anni e sono di Bolzano e da un po' di tempo mi sono dedicato alle sfide di ultra resistenza, un po' estreme, diciamo. L'ultima sfida che ho fatto è stata la circumnavigazione a nuoto dell'isola d'Elba, nuotando più o meno 10-12 ore al giorno, ogni giorno per 5 giorni, senza mai toccare terra, quindi dormendo in barca a vela al termine della giornata. Guarda, per me, io venendo dal triathlon, che appunto faccio nuoto in acque libere, mi sono appassionato penso da un annetto e mezzo, penso che sia un'esperienza pazzesca. Oltretutto l'ultimo video che ho messo su YouTube, no, il penultimo, è quello dello stretto di Messina, perché anche a me piacciono queste cose. Quindi, cioè, circumnavigare l'isola d'Elba a nuoto, che sono quanti chilometri? Sarebbero dovuti essere 107 più o meno, alla fine sono stati 117. Cioè, 117 km in 5 giorni è veramente un'esperienza incredibile e quindi per me è un onore e lo ringrazio molto perché sei stato super Grazie disponibile e mi farà un sacco a te. Grazie. piacere farti queste domande che qualcuno l'ho fatta io e qualcuno come al solito sul box delle domande su Instagram me le hanno fatte alcuni ragazzi. E appunto io vorrei iniziare. Presentato, ti sei già presentato, però se magari vuoi aggiungere qualcosa su quello che hai fatto in passato, e un po' in generale che cosa fai nella vita, se vuoi dirlo, oppure quello che preferisci. Allora, io sono un personal trainer certificato Project Invictus e sto per diventare istruttore di nuoto e sono anche un bagnino MIP con patente nautica senza limiti dalla costa. E col Covid sono diventato obeso e poi ci sono stati un po' di episodi che mi hanno cam fatto cambiare proprio mentalità e mi sono guardato e ho detto cosa sto facendo nella mia vita, ero lì che mangiavo pizza ogni giorno, poi col Covid è stato un po' un periodo così così per tutti, penso. Però sono riuscito a riscoprire il mio potenziale, appassionarmi di forza di volontà, diciamo, ma soprattutto motivazione e scoprire cosa è capace di fare l'essere umano, no? Il fisico e soprattutto la mente di una persona con fede, motivazione, costanza e tutto quanto. Da lì la prima sfida che ho fatto è stata un'ultramaratona di 50 km senza allenamento. L'ho fatta a 18 anni, sotto le 5 ore, e lì è stato molto molto interessante perché è stata la prima sfida che ho fatto e sono riuscito a realizzare ed è da lì che mi sono appassionato tantissimo perché ho detto cavoli, non ho mai corso più di 12 km in vita mia e sono riuscito a fare 50 km a una media abbastanza buona di 10 km all'ora ed è lì ho detto chissà cos'altro posso fare e ho iniziato a fare altre sfide, ho fatto l'Ironman, distanza completa con un mese di allenamento, nuotando 700 metri in più perché avevo avuto un problema all'orologio. Poi ho fatto una mezza maratona trainando una macchina a 19 anni, mi sembra. Anche l'Ironman a 19 anni. E poi ho corso su una pista da sci in salita con gli sci caricati sulla schiena e i ramponi. E poi sono sceso giù sciando. Ho fatto la 4x4 per 48 Ah, di David bella, Goggins. bella, bella. Quella Ce una l'ho delle sfide in più. programma anch'io, non lo so, no, ho sempre un po' paura, la tengo lì, però è un sogno nel cassetto anche quello per me. Fisicamente si fa, perché se uno è abituato a correre, alla fine sono 6,4 km ogni tot e li fai così. È più mentalmente lì che devi svegliarti alle 3 di notte, alle 4 di notte, sei io, che due scatole, non dormi, però lì è un'altra cosa. E poi ho provato a fare la circumnavigazione dell'Elba nel 2023, Sì, l'anno solo scorso. che
Ero seguito da una canoa, poi era un po' troppo pericoloso perché non c'era stata molta organizzazione, avevo già tantissime ferite e mi ero già beccato alcune meduse, ma quello vabbè, sono scuse. Però più che altro proprio il problema dei traghetti che passavano vicino e noi non avevamo autorizzazioni o sicurezza proprio, no? Perché in caso di qualche strana cosa, tipo se mi ammalavo o cose del genere, avevo solo la canoa ed era un po' pericoloso. E allora lì abbiamo fatto solo una giornata nuotando 10 ore e 45, facendo quasi tutto il versante lungo dell'Elba. E poi sono tornato a casa, che però ero stramotivato nel volerci riprovare, e da lì sono iniziati gli allenamenti per l'Elba 2024. E mi sono allenato quasi ogni giorno nel nuoto, palestra, e ho massacrato, e poi siamo riusciti a fare l'Elba. È Quindi andata a è buon andata fine. bene, Grande. è andata bene. Mamma mia, complimenti perché hai fatto giusto due o tre robette, eh? Così, proprio roba che fanno tutti, insomma. No, complimenti. Poi oltretutto sei anche giovanissimo e hai già fatto un sacco di cose partendo praticamente da zero, perché se hai detto che eri obeso vuol dire che tanta roba, veramente. Complimenti. E infatti volevo farti Grazie. questa prima domanda ufficiale, che viene da me, ovvero perché lo hai fatto? Queste domande si riferiscono principalmente all'Isola d'Elba, ok? Hai fatto un sacco di bellissime esperienze, però ci riferiamo un po' a quest'ultima avventura che hai fatto e quindi volevo chiederti perché, cioè come ti viene in mente un'esperienza del genere e cioè proprio perché? Allora, diciamo che il mio scopo nella vita è andare a fare mental coaching e cercare di motivare le persone e ispirarle. Nel senso, io ero obeso e io sono riuscito a fare queste cose che richiedono un grande, diciamo, sforzo mentale, no? Solo che ero obeso e non è che sono una persona speciale con grandi talenti, sono uguale alle altre persone. Se ce la faccio io, può farcela il primo pincopalla che passa per la strada, secondo me. Perché io non è che ho superpoteri o cose del genere, io vorrei farlo vedere alle altre persone. Per questo ero lì a un parco con un amico e stavamo decidendo altre sfide da fare. E lui va sempre all'Isola d'Elba e ha detto: "Ma perché non fare tutta l'Isola d'Elba a nuoto?" Ma l'ha detta così scherzando, no? Io ho detto: si potrebbe anche Quasi quasi. pensare." E alla fine abbiamo calcolato le distanze, abbiamo detto: "Ma si può fare, è fattibile." E allora abbiamo scelto l'Isola d'Elba per quello. Perché, semplicemente perché ci andava il mio migliore amico e l'ha tirata fuori un po' a caso, no? E poi sapevamo che era bellissima, delle acque stupende. Però lo scopo principale è proprio, numero uno, motivare e ispirare le persone a credere nelle loro capacità. Perché se ce la faccio io, come ho detto, ce la fa chiunque altro, se si mette lì con impegno e tutto. E numero due, era anche una sfida in beneficenza per dei bambini malati gravemente, per l'associazione Make-A-Wish Italia. E sono contento perché siamo riusciti a raggiungere anche dei fondi buoni, che comunque tutto il 100% è andato a loro, io non ho tempo zero proprio, e tutto quanto è andato a loro e sono contento che siamo riusciti anche a fare qualcosa di buono per loro, Sì, no? Quindi questi assolutamente, due motivi qua. beh. Complimenti, cioè l'hai fatto anche per una bella causa, quindi ancora meglio, tanto di cappello. Tanta roba, Grazie. davvero, bravo, bravo. Grazie, grazie. Ok, allora, collegandomi appunto al perché lo hai fatto, volevo chiederti a livello sia magari, parliamo di allenamento più che logistico, ok? Come si prepara un'impresa simile? Nel senso, tu hai detto che appunto nuotavi ogni giorno. Se vuoi, già in realtà hai risposto, ma se vuoi entrare un pochettino più nello specifico, quindi se vuoi Allora, parlare della tua giornata tipo, magari di allenamento. sì, diciamo che io non sono mai stato nuotatore, a parte l'Ironman e a parte il fatto che sono bagnino, ma non ho mai fatto nuoto in vita mia, ho solo fatto quei corsi che si fanno da bambini piccoli per imparare a stare a galla e a nuotare un po', però nuoto a livello agonistico non l'ho mai fatto, e il mio sport è principale, diciamo, il judo, vengo da lì. E allora, come prima cosa mi sono messo in piscina e ho iniziato a fare nuoto, 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 chiedendo a chiunque che fosse in piscina consigli, no? Ho iniziato a nuotare, a macinare chilometri, ad aumentare piano piano. Poi tra l'altro avevo un problema alla spalla, allora dovevo scalare piano piano, mi sono fatto aiutare dal mio fisioterapista Martino Grandesso di Bolzano. E allora scalavamo piano piano le distanze. Poi tra l'altro, chiedendo a tutte quante le persone della piscina, succedeva che alcuni mi dicevano la tecnica è quella, altri mi dicevano la tecnica è quell'altra, altri
Allora ho detto, per capirla, iscriviamoci a un corso di istruttore di nuoto. E le qualifiche ce l'avevo, dato che ero bagnino, allora sono entrato e ho passato tutti i test. E allora, grazie a questo corso, ho imparato la reale tecnica da nuoto e mi sono messo a fare la giusta tecnica. E poi sono passato da 1 chilometro a più o meno 22 km al giorno nel corso di 8 mesi, e tutti in piscina perché il lago era ancora freddo freddo e muta non ce l'avevo, e poi al mare non posso, cioè sono a Bolzano, era un po' lontano, e in pratica, e poi lavoravo anche come bagnino, quindi praticamente mi svegliavo la mattina, andavo in palestra, subito dopo facevo un nuoto, lavoravo un po', tornavo a fare nuoto, e poi facevo qualche video e nuotavo ancora, per esempio, no? Perché la piscina aveva certi orari in cui chiudeva, quindi andavo a turni, ed era un po' così la giornata. E mangiavo tanto, perché sennò era un po' un macello. Eh sì, quindi comunque hai fatto dei grossi sacrifici anche te perché incastrando col lavoro sei uno come tutti Sì. gli altri che lavora e come tutti gli amatori, insomma, che se non, finché non si è pagati per fare sport bisogna incastrarsi col lavoro gli altri impegni. Ok, che in realtà ti dico, la tua storia è molto simile alla mia perché anch'io per imparare poi ho fatto il corso di istruttore perché effettivamente se vai in piscina uno ti dice una cosa, uno ti dice l'altra, ognuno un po' come tutti i mondi e quindi non è facile. Alla fine se impari da solo capisci i tuoi errori, che magari gli errori degli altri sono appunto errori degli altri che non riguardano te. E magari gli errori che hai te non hanno loro, non ti riescono a dare i consigli giusti, è sempre un po' complicato. Il nuoto è molto tecnico, ovviamente, e quindi più sei tecnico e meno fai fatica, quindi hai fatto bene a curare molto la Infatti, sì. tecnica. Beh, passare a 22 km a giornata penso che certa gente li fa in un mese, eh. Anche perché c'era il cloro e finiti 22 km, dato che erano piscine chiuse, fai fatica col respiro, però alla fine era divertente perché vedevi 22 sull'orologio ed era una soddisfazione pazzesca, no? Soprattutto per uno che non viene dal nuoto. Ovviamente le distanze erano, cioè, rispetto a un nuotatore professionista impiegavo il doppio o il triplo, però per me era una grande soddisfazione perché appunto riuscivo a dimostrare che posso farcela, no? Anche se non sono un nuotatore, posso farcela. Certo. E infatti poi volevo chiederti, un ragazzo mi ha chiesto su Instagram se appunto inserivi la palestra e nel caso quanti giorni facevi di palestra a settimana, ad esempio. Sì, allora ho iniziato con 6 allenamenti in palestra e poi sono passato a 3 per questioni di dare priorità al nuoto, però la palestra è sempre stata una delle mie attività principali perché mi piace, e anche antinfortunistica, no? Poi ho scoperto tantissimi esercizi propedeutici alla nuotata e alla bracciata nello stile libero, allora mi spaccavo di palestra quei 3 giorni e facevo. Comunque erano tipo. Sì, cioè, se contiamo gli allenamenti di nuoto come una sessione singola, erano 2 allenamenti al giorno tutti i giorni, e palestra però solamente 3 volte a settimana. Ok, Ero iniziato con certo. 6, poi sono passato a 3. Certo, è giusto. Comunque all'avvicinarti dell'obiettivo devi dare priorità alla disciplina specifica e quindi hai A 1 mese di fatto. distanza dall'alba ho tolto tutte le sessioni di palestra per concentrarmi solo nella Certo, nuotata. secondo me hai fatto benissimo e penso l'hai gestita molto bene. Sì, ci sta. Mi ha aiutato il fisioterapista di cui ho parlato prima anche, no? Che lui è un grande, lui è una bestia, un campione, poi qua della regione di arrampicata Boulder, non sai? Allora, proprio un grande. E allora facciamogliela sta pubblicità se se la merita. Sì, esatto, sì. Salutiamolo, si chiama? Ciao Martino, grandezza. Martino, grande. Ciao Martino. Ok, e questa domanda la fa penso un tuo fan, perché mi sa che ti conosce, perché ti chiede, è una domanda abbastanza profonda, ti chiede quanto conta la fede e come riesci a viverla costantemente, perché anch'io ovviamente sono un tuo fan. E ho visto i tuoi video e spesso effettivamente è un argomento che tiri fuori quando ti chiedono il perché, se hai paura di qua, di là, tu spesso parli della fede. Quindi per te Sì. quanto conta? E cioè riesci sempre ad aggrapparti ad essa?
Allora, a volte è un po' difficile, però quando ci riesco è come se hai vinto praticamente, anche all'alba. Io sono uno che ha sempre avuto paura di non vedere il fondale e quando stai nuotando giù e vedi tutto blu o tutto nero, lì era uno dei momenti in cui andavo in panico, per esempio, prima di nuotare all'alba. E all'alba stessa c'erano momenti in cui dovevo nuotare a, non mi ricordo adesso quanto, 3,5 km di distanza tipo dalla costa perché dovevo tagliare dei grandi golfi e lì ovviamente c'erano 120 metri di profondità, non vedevi niente e poi ti arrivavano le meduse in faccia e tutto quanto, però avere la fede è quello che mi ha aiutato perché sennò anche quando ho nuotato quello squalo, ho visto lo squalo e poi tutte le altre giornate in cui dicevo caspita, ho visto lo squalo, allora ci sono squali e lì sei lì che dici sono qua in mezzo al mare. Ho il gommone, sì, però mi può attaccare comunque. Però dici: ho Dio dalla mia parte e so che lui mi protegge. Io posso andare anche nell'oscurità più totale, ma so che lui mi proteggerà, no? Ed era un po' quello che è il mio mantra, diciamo. Io sono protetto e riuscivo ad avere una frequenza cardiaca bassissima pensando a queste cose. E a mantenere la calma era diventato. Cioè, senza la fede non so come sarebbe andata, perché penso attacchi di panico a go-go, e là invece continuavo a dirmelo ed è andata molto molto bene, ma molto molto bene. Infatti me lo chiedo ogni tanto, cioè per fortuna che ho lui dalla mia parte, perché sennò sarebbe andata un po' a quel paese la cosa. Ecco. Poi c'è chi non ci crede, c'è chi ci crede, e io cerco di parlarne perché magari riesco ad avvicinarci più persone, perché è quasi come avere un superpotere, secondo me, perché a parte tutta la sicurezza che hai dietro, è una cosa molto positiva sapere di avere Dio con te, no? Grande, sì, hai ragione, però nel senso tanti magari credenti, magari in una situazione come la tua, avrebbero avuto comunque paura. Quindi complimenti anche a te per riuscire a rimanere concentrato e non aver paura, perché comunque sono situazioni che i rischi ci sono. Infatti mi collego alla prossima domanda è l'ultima che viene da me e appunto era se avevi paura degli squali, perché uno sai finché nuota, che ne so, per dirti fai un Ironman, io ho fatto l'Ironman a Jesolo, cioè non è che avevo tutta sta gran paura perché sei in mezzo a 2000 persone, no, sei abbastanza tranquillo, il tuo problema è quello di nuotare, però quando inizi a essere da solo completamente in mare aperto e in un posto non bazzicato da persone. Quindi Sì. comunque gli animali possono essere incuriositi da questa cosa e gli squali ci sono, è inutile dire no, non ci sono in Italia, di qua, di là, perché ci sono. Sì. Quindi dico, avevi paura o, anche se mi hai già un po' risposto, però un po' di paura magari prima di iniziare o durante. All'inizio sì, all'inizio avevo parecchia paura, anche perché avevo parlato con alcuni esperti dell'isola e tutti quanti mi hanno sempre detto sì, guarda che qui all'Elba di squali ce ne sono, ma guarda che stai tranquillo perché sono al largo, no? Non ti fanno niente. Ed è vero, anche perché gli squali li ho studiati, so che non ti attaccano mai, quasi mai, cioè solo se vai tu a istigarli o comunque in genere non attaccano mai, soprattutto se hai il gommone accanto, no? Allora mi ripetevo quelle cose là prima di entrare in acqua e poi una volta che entravo dicevo, all'inizio, il primo giorno per la prima mezz'ora ho avuto paura. Dopo però ti abitui e dici, ma non mi è successo niente fino ad adesso, adesso sono al largo, ho il gommone accanto, dai, non penso che lo squalo sia così pirla da venirmi ad attaccare col gommone accanto, capito? E poi sempre il discorso di prima, io ho Dio con me, cioè se mi attacca, amen, si è fatta la sua volontà, capito? Cioè io non posso farci niente, io devo fare questa cosa e a costo di tirare un pugno a uno squalo se mi arriva addosso, no, non tiro squalo, non tiro pugni agli squali, li sposto solo, però nel senso, succeda quel che succeda, io devo fare questo giro e lo farò ad ogni costo, no? Anche quando mi sono arrivate le prime meduse che mi hanno punto, ho detto caspita, che due scatole, che schifo, perché mi pungono, sono tutto coperto dalla muta, però mi beccano lo stesso sulle orecchie e tutto. Però dici, vabbè, cosa vuoi fare? Vuoi andartene? Sei stato 8 mesi ad allenarti, cioè, hai sacrificato un anno praticamente, sei qui che hai anche coinvolto una squadra che ti sta seguendo in gommone,
hai coinvolto tantissime persone, non è che puoi andartene per una punturina o perché hai paura che ti arrivi qualche squalo. Sei lì, devi fare quello per cui ti sei allenato da fare e lo fai, punto. Non ci sono scuse. Se ti arriva, dici chi se ne frega, ti arriva. Non puoi, adesso però non ha senso preoccuparsi, no? Perché sapevo come reagire a uno squalo, ti metti in posizione verticale, lo tieni fisso e tutto. Adesso non voglio fare le lezioni qua contro gli squali, però sapevo come reagire, sapevo in quali casi attacco lo squalo e me lo ripetevo e cercavo di stare tranquillo. E poi il mantra di cui ti parlavo prima, no? Avere fede e andava tutto bene. Poi quando ho visto lo squalo ero come in una bolla, perché l'ho visto, non era lontanissimo, però non mi era attaccato, no? E poi se ne stava lì tranquillo. E quasi me ne fregavo perché ero talmente nella mia bolla, concentrato di voler andare, e me ne sono fregato. Ho detto, oh, chi se ne frega, guardami, ma io vado, no? Anche perché ero nel punto più al largo della nuotata, nel golfo, nel punto più difficile della nuotata, 4 km dalla costa, a distanza, e non è che avevo fatto già metà strada, cioè, te ne freghi dopo un po'. Sì, cioè il tuo obiettivo era talmente forte che non avevi cioè nessuna distrazione ti poteva Esatto, sì, bloccare. bene o male era così. Proprio quando ho visto lo squalo, l'ho guardato, ho chiesto ai miei compagni, posso salire perché così magari mi portate sotto costa col gommone e magari lo squalo non c'è. Loro mi hanno detto, ma se ti vede qui, ti vede anche sotto costa, quindi continua a nuotare perché o sali e ce ne andiamo e abbandoniamo tutto, oppure continua a nuotare. Allora ho detto, ok, continuiamo a nuotare. Di aiuto E anche ho loro, detto, eh? sì. E ho detto, ma perché loro non ci credevano all'inizio, poi hanno un attimo ripensato, anche perché abbiamo parlato con altre persone che hanno detto che proprio quella zona lì è dove, com'è che l'hanno definita, dove cacciano i pesci grossi, hanno detto, tipo, giusto per farci un po' di terrorismo psicologico. Però alla fine è andata bene, quindi è andata Grande, bene. grande, complimenti, Arrivato. veramente. Io veramente ti ascolterei per ore comunque, perché è affascinante, è affascinante. E io le domande le ho finite. Sei stato super esaustivo, veramente super interessante. Io davvero ti ascolterei, ti farei altre 200 domande, però non voglio che questi video durano troppo. Abbiamo toccato argomenti super interessanti, hai detto praticamente tutto, non so se volevi aggiungere qualcosa, ma penso che hai detto tutto, no? Squali, Sì. organizzazione, tutto, quindi non mi resta che farti complimenti, non mi resta che Grazie. ringraziarti per aver speso questo tempo con me, perché è stato davvero un piacere. Piacere mio. E che dire, Riccardo? Magari, vabbè, ci risentiremo Sì, sicuramente. certo, volentieri. Perché no, qualche sfida insieme da fare. Mi devo allenare un po' di più però per fare le cose che fai te, perché anch'io nel mio piccolino qualcosa sto facendo, però quando vedi appunto gente che fa queste imprese ti senti veramente sempre piccolo, però per me è anche una motivazione, perché come Sì, dici te, per me infatti. vedi, il tuo obiettivo è essere un motivatore. E già per uno come me, io ti vedo come uno che motiva, perché quando sarò in piscina a nuotare e sarò stanco al secondo chilometro, dirò: ma cavolo, Riccardo se ne fa 20 al giorno e io dopo due sono stanco. No, è vero, perché è così. Quindi sei di buona motivazione, magari anche perché no, per chi sta guardando qualche video che vuole iniziare triathlon, nuoto, corsa, maratone, qualsiasi cosa, sicuramente. E Riccardo, grazie mille. E Grazie a te, lascerò con ovviamente, se piacere. vuoi, i tuoi contatti. Se ti va, li lascio nella Va bene, descrizione del sì. video. Se qualcuno ti vuole contattare e chiedere qualcosa, ragazzi, io parlo qua con voi per ringraziarvi anche voi di aver visto questo video. Saluto di nuovo Riccardo e ci vediamo al prossimo episodio di Sport Talk. Mi raccomando, state connessi e vi saluto. Ciao, ciao Riccardo, grazie ancora. Ciao, grazie a te.